Parte regolarmente con un po' di fatica per Rizzoli, che perde un paio di passi ma si rimette subito al lavoro e si porta in seconda posizione, mentre Auroni allunga. Rizzoli ora in seconda ruota, cerca di andare a recuperare il possibile, ha avuto una partenza piuttosto incerta, mentre l'atleta del Rolling di Bosiga, Martin Sicuro, va a chiudere davanti a Rizzoli in 37.400 il tempo. Fermarsi. Partita regolarmente la batteria ed è l'atleta della polisportiva di Bellusco, Cremaschi, che si è portato in testa. Allunga Cremaschi seguito da Canoni, ora Salino rimonta posizioni e si porta in terza ruota. Cremaschi, Canoni, Salino, rettilineo d'arrivo dell'atleta della polisportiva di Bellusco che va a chiudere. Vediamo il crono, 37.321. Attenzione, c'è una falsa. Partita la batteria. Dell'atleta dell'Uno Sport in testa, Pier Gigli. Ancora Pier Gigli in testa con ora l'atleta della polisportiva di Bellusco che si fa sotto, ma è Pier Gigli che chiude davanti a Baroni. Partita la batteria con Giacomo Mazza che si porta subito al comando, l'atleta del Jolly Club di Albignasolo, seguito da Taricco, pattinatori San Mauro, ed è Giacomo Mazza che ha un margine favorevole rispetto agli altri, che si presenta sul rettilineo d'arrivo e va a chiudere Giacomino in 36.224. Partita ora la batteria ed è all'esterno l'atleta del pattinatore Spinea Menegaldo. Menegaldo in testa con Beton. Ed è Menegaldo che va a chiudere, vediamo il tempo davanti a Beton. Menegaldo 36.989. Partiti. Ed è l'atleta della città di Priolo, Gargallo, che si è portata in testa Mallorca. Mallorca seguito da Moroni.
si presentano sul rettilineo d'arrivo anche Grandesso, impegnato nella volata a Maiorca, va a chiudere per primo 37-292. Partiti, perde un passo la rosa in partenza, non è così per Sardini. Allunga Danny Sardini, l'atleta della Juveniglia. Ed è Sardini che va a chiudere davanti alla rosa, che nel frattempo ha recuperato posizioni, 37-091 il tempo di Sardini. Partiti, ed è Bernabei che si porta in testa. Allunga l'atleta del Jelly Club al Bignasego. Ora dietro di lui si va il grande affare, l'atleta della città di Priolo Gargallo, ma va a chiudere in 36-925 Bernabei davanti a Bramante. Una falsa per partita regolarmente la batteria, ed è Fiorito che si porta al comando. Ancora in testa l'atleta della città di Priolo Gargallo. Ancora che affrontano la curva che ti mette sul rettilineo d'arrivo. Ed è Cirilli che chiude in staccata. Partita la batteria con l'atleta della Juveniglia Marinelli che si è portato al comando, seguito da Libralesso che ora attacca all'esterno. Resiste Marinelli, Marinelli, Libralesso, Donadio nell'ordine, poi Maiorca. Rettilineo d'arrivo ed è ancora l'atleta, ora Maiorca all'esterno che poi passa e va a chiudere in 37-926. Undicesimo. Partiti, ed è Duccio Marsini che scatta dalla piazzola con un gran balzo e si porta al comando. Duccio Marsini allunga, affronta la curva che lo mette sul rettilineo d'arrivo. Duccio Marsini, ed è Duccio che va a chiudere. Vediamo il tempo, 35-439 il tempo di Marsini.